come evitare, che è una cosa che dicevamo, affrontavamo prima, l'infodump legata alla narrativa storica, cioè quanto, ovviamente, quanto tu vai a documentarti prima di scrivere un romanzo, non oso immaginare, perché immagino che ci siano mesi e mesi di lavoro dietro. Quanto quella documentazione e in che modo tu riesci a inserirla all'interno di un romanzo senza appesantire e ammorbare il lettore, invece, quello è mestiere, quello è artigianato. Mi chiamo Stefania Crepaldi, questo è il mio canale e sono un editor di narrativa. Da 10 anni mi occupo di aiutare gli aspiranti romanzieri a diventare scrittori di professione e aiuto anche gli scrittori di professione che ormai hanno raggiunto un certo successo di pubblico a mantenere il loro ritmo di produzione letteraria. Oddio, allora, intanto non è che ne hai sempre totale consapevolezza, però diciamo che ovviamente il tentativo è chiaro che tu fai sicuramente uno studio importante di quel periodo, dei fatti che avvengono e, come dicevo prima, di tutto quello che compone poi quel mondo narrativo che è, o quell'universo narrativo, diciamo, che vai a ricostruire, per cui appunto, come dicevamo prima, dalle architetture alle strade, argomenti, al modo di vestire, al modo di ragionare, all'aspetto religioso, a, non so, ai registri di commercio, per cui lo stesso linguaggio, anche mercaturale, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono tantissimi elementi. Ovviamente, la prima grande regola che mi do sempre è che il mio romanzo deve avere due cose fondamentali. La prima, dei personaggi memorabili, e per memorabili intendo personaggi che si piantano nella corteccia cerebrale, come diceva Nero, in quel film di Catherine Bigelow sulla fine dell'anno Strange Day, del millennio Strange Days, e quindi devono piantarsi nella corteccia cerebrale del lettore da una parte, e dall'altra la storia deve essere avvincente. Secondo me sono due buone regole per evitare. La definizione stessa di avvincente dovrebbe portarti a cercare di, come dire, non indulgere nell'aspetto statico della scrittura, che è fondamentalmente rappresentato dalle descrizioni. Le descrizioni sono importanti perché sicuramente danno un certo cotè, ti aiutano a calarti in un certo tipo, ovviamente, di mondo, però è anche vero che, per esempio, le descrizioni fiume di un ambiente, possono essere, come dire, rese in modo altrettanto efficace con 5, 6 righe, scritte bene, efficaci, che lavorano magari suggerendo dei colori o un arredamento o, non lo so, un'architettura del palazzo, eccetera, eccetera. Però, evitando di andare a raccontare, ad esempio, l'evoluzione di quel palazzo dall'Ottocento fino al 1400, perché tu nel frattempo ti sei andato a studiare magari anche la storia dell'evoluzione di quel palazzo, perché al lettore non interessa, il lettore cerca altro nel momento in cui legge un romanzo. Probabilmente un lettore che cerca una monografia su, che ne so io, Palazzo Ducale di Venezia, ecco. Magari si è interessato alle varie stratificazioni di stili architettonici, eccetera, eccetera, ma un lettore di romanzo no. Poi ci sono anche, attenzione, ho avuto anche esperienza comunque di lettori estremamente attenti e anche amanti, di questa, come dire, sovrabbondanza di dettaglio, però personalmente non l'apprezzo troppo. Ricordiamoci anche che le informazioni le possiamo dare attraverso le voci dei personaggi, per cui, per esempio, possiamo costruire dei dialoghi che ci raccontino alcuni elementi, magari di colore o di tradizione o di, insomma, storiografia, tra virgolette. Ecco. Poi un buon modo, secondo me, è anche l'azione, cioè il fatto comunque di muovere i tuoi personaggi all'interno di un luogo, dove, ok, tu puoi avere la descrizione, ma magari questa descrizione si accompagna a una serie di cose che vengono fatte, che vengono compiute, per cui, come dire, passano, molto più facilmente, molto più, così, sono quasi liquide, insomma, è quasi una descrizione liquida perché si accompagna alle azioni compiute, quindi, insomma, al fatto che stanno accadendo delle cose, non c'è solo una scrittura di, Certo. come dire, andare a vedere com'è quel determinato luogo o quella determinata situazione, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, io credo che,
se si pone attenzione a una delle cose fondamentali di un romanzo, che è la tensione narrativa, per cui io ho un problema diverso in realtà, che è far sì che accada sempre qualcosa che sorprende o che almeno coinvolga comunque il lettore nel momento in cui avviene, allora è chiaro che sì, darò una certa importanza a calarlo in quel mondo, però poi mi preoccuperò di far succedere delle cose tali per cui, insomma, lui gira la pagina e vuole andare a vedere che cosa succede. Per cui, ripeto, ecco, per quanto riguarda la questione dell'infodumping, descriviamo pure, ripeto, quello che c'è da descrivere, ma facciamolo sempre con una certa... Poi ci può anche essere la pagina invece magari più descrittiva, perché magari mi stai introducendo, che ne so io, un determinato filone narrativo che si svolge in una certa... situazione o luogo o cattedrale o edificio o prigione, che ne so io, cioè voglio dire anche però almeno su quello proviamo anche a lavorare, no, sui cinque sensi, per cui diamo degli elementi tattili, degli elementi olfattivi, degli elementi visivi, però non lavoriamo solo su un piano, no, sensoriale, magari proviamo anche a dinamizzare lo statico in qualche modo. Certo. Però ecco, sì, non nemmeno io apprezzo particolarmente le storie in cui ci sono infinite descrizioni, anche perché poi faccio un esempio, amo infinitamente Théophile Gautier, il Capitan Fracassa, però la descrizione che lui fa di circa 50 pagine del castello iniziale, in cui ci racconta appunto il personaggio del Capitan Fracassa come nobile decaduto, eccetera eccetera, ma prima ci dice dell'edera, dei profumi, di dov'è il gatto, di qual è la strombatura del camino, eccetera eccetera, è un po' troppo, e lo dico da fan, cioè da uno che comunque, per cui Capitan Fracassa è un libro assolutamente fondamentale, però secondo me quella parte introduttiva è veramente dura, così come magari certe parti, adesso dirò qualcosa di irripetibile, però insomma certe parti nelle prime 100 pagine del Nome della Rosa le ho trovate come no. E peraltro lui stesso, cioè Umberto Eco stesso, diceva: l'ho fatto proprio per, no, mettere alla prova il lettore. Ecco, arrivato a 101, ho detto: ci sei riuscito, voglio dire. Bravo. Sì, un po' la Manzoni maniera, insomma, che metteva queste lunghe descrizioni. Poi Eco era molto attento a Manzoni, quindi... Poi, ecco, anche qua, chiaramente c'è, cioè, con il massimo rispetto per mostri sacri di questo tipo, però teniamo anche presente che stiamo... parlando comunque, rimanendo al romanzo storico, perlomeno, di un romanzo storico che arriva nel 2021. E quindi, voglio dire, pur avendo solide basi, dobbiamo anche cercare di portare noi qualcosa, con tutta l'unità del caso, a quel genere letterario, a quel tipo di letteratura. Per cui, magari andare ad asciugare qualcosa su una certa sovrabbondanza descrittiva, non credo sia... male non fa.